proprio un anno fa vi ho portato qua sul canale un video dove il protagonista è il mio vecchissimo MacBook Pro del 2009. In quel video vi ho mostrato come aggiornare un computer così vecchio di ormai 10 anni con l'ultima versione di macOS Mojave. È passato un anno e quindi ogni anno, come sappiamo, Apple rilascia nuovi sistemi operativi. Siamo arrivati alla versione 10.15, denominata macOS Catalina. Non potevo non portarvi un video su come installare macOS Catalina sui Mac non supportati, anche quest'anno, dato che il successo del video dell'anno scorso. Il procedimento è leggermente cambiato rispetto all'anno scorso, quindi mi raccomando, seguitemi attentamente. Con qualsiasi dubbio, domanda, difficoltà, scrivete qua sotto nei commenti. L'anno scorso molti di voi hanno avuto qualche problemino che onestamente non sapevo come risolvere, perché a me l'anno scorso è andato tutto liscio. Quest'anno ancora non l'ho fatto, lo farò in diretta assieme a voi. Quindi potrebbe esplodermi il computer, come potrebbe andare tutto a buon fine. Se state vedendo questo video vuol dire che è andato tutto a buon fine. Adesso non perdiamo tempo e cominciamo subito dopo la sigla. Prima di iniziare vi faccio le solite raccomandazioni. Praticamente adesso siamo in estate e quindi macOS Catalina non è ancora uscito a tutti, quindi andremo a installare una versione beta. In questo caso, se state guardando questo video adesso, se lo guarderete da settembre in poi, logicamente il download che faremo dopo sarà la versione definitiva. Però vi ricordo che comunque è rischioso installare una versione non compatibile, nuova versione sui Mac non compatibili, che poi Apple non li rende compatibili, ma compatibili più o meno lo sono. E io lo faccio da anni ormai questo procedimento. Infatti sul mio Mac adesso ho installato l'ultima versione di macOS Mojave e mi trovo bene, cioè il Mac è comunque utilizzabile, quindi vi rispondo alla domanda, il Mac sì è utilizzabile, però con un bel disco SSD, con un bel disco solido SSD sicuramente sarà molto molto veloce. Comunque quali sono le mie raccomandazioni? Vi invito, non mi assumo responsabilità su eventuali danni causati ai vostri dispositivi, ma se mi seguite attentamente non dovreste avere problemi. Poi, importantissimo, fate il backup. Sarà la prima cosa, vi farò vedere anche come si fa il backup per salvare tutti i dati del vostro Mac in versione stabile, appunto, che casomai non vi dovreste trovare bene con Catalina o avreste dei vari problemi, potete sempre recuperare tutto senza problemi. Avete bisogno di una USB, ma adesso non perdiamo tempo e spostiamoci sul computer dove vi spiegherò tutto qua. Prima di spostarci sul computer, un'ultima cosa. Per chi non lo sapesse, dovete guardare questo video solo se avete dei Mac inferiori a quelli che vedete in questa immagine. Tutti i Mac in questa immagine, ovvero MacBook 2015 e successivi, MacBook Air 2012 e successivi, MacBook Pro 2012 e successivi, eccetera eccetera, sono compatibili con macOS Catalina. Quindi vi basterà a settembre, quando uscirà l'aggiornamento, installare l'aggiornamento tramite l'App Store o tramite le preferenze di sistema e non avrete bisogno di questa guida. Se invece avete dei Mac inferiori, quindi non successivi al 2012 o inferiori, questo è il video che fa per voi. Ma spostiamoci adesso sul mio desktop. Purtroppo voi quasi sicuramente vedrete due bande nere al bordo, non riesco a mettervelo, diciamo, a massima risoluzione perché il mio Mac appunto non è in full HD, non è nel formato dei video di YouTube, ma questo lo sapete se avete visto anche i miei video precedenti. Siamo qui appunto sul mio Mac, il vecchissimo MacBook Pro del 2009, vi faccio vedere perché sarà lui il protagonista di quest'anno. Adesso c'è installato macOS Mojave versione 10.14.6 e questo è il modello del 2009 con queste le seguenti caratteristiche. Piccola premessa, se sentite un piccolo fruscio sono le sue ventole perché comunque essendo molto vecchio e in estate fa caldo fa un po' fatica. Io già c'è installato macOS Mojave, che questo Mac non lo supporta perché questo Mac l'ultimo aggiornamento l'ha fatto nel lontano 2015 con El Capitan. Come potete vedere infatti su questo sito il mio MacBook Pro del metà 2009 la versione massima sarebbe la 10.11, ovvero El Capitan, quindi stiamo parlando di una versione molto ma molto vecchia, mentre io sono riuscito tranquillamente a installare il Mojave e adesso andremo a installare assieme Catalina. Allora, praticamente cosa dobbiamo fare? Dovete recarvi nel link che vi metterò in descrizione, macOS Catalina Patcher, e cliccare su System Compatibility per vedere se il vostro Mac è compatibile. Se il vostro Mac è uno dei seguenti, ecco, sarà scompatibile. Qua vi dice cos'è non è compatibile, tipo in questi Mac non è compatibile la CPU,
Questa, ecco, questi Mac non sono supportati, quindi se avete uno di questi seguenti Mac non dovete installare questo aggiornamento, mentre invece tutti questi altri, nel mio caso il mio è il MacBook Pro 5,5 ed è compatibile perfettamente. Quindi mi raccomando, guardate la compatibilità. Come fate a capire se il vostro Mac è 5,1, 4,1? Basterà semplicemente cercare su Google, cercate model number e qui ci sarà tutta la guida, tutto il modello, l'identificatore del modello. In questo caso il mio appunto è il MacBook Pro 5,5 che è compatibile, quindi torniamo qua. Clicchiamo su download last version di questo macOS Catalina Patcher. Vi porterà in questa cosa di Google Drive, clicchiamo scarica comunque. E qua nei download pesa all'incirca 200 mega. Ok, ecco qui sul mio desktop macOS Catalina Patcher, si mimetizza un po' con lo sfondo, eccolo qua. Prima di fare qualsiasi altra cosa dobbiamo assolutamente seguire un backup del nostro Mac, quindi collegate un hard disk esterno con tanta memoria al vostro Mac, andate su preferenze di sistema, nella voce Time Machine dovete selezionare l'hard disk, cliccate su seleziona disco, selezionate l'hard disk, io l'ho già fatto quindi non lo vado a fare, e poi fate partire il backup, esegue il backup nel mio caso di 19 giga, ci vuole 2 ore, e anche qui c'è l'icona in alto, attivate la spunta mostra Time Machine in barra del menu e da qui potete far partire o stoppare il backup. Il backup è importantissimo perché vi farà una fotocopia su un hard disk esterno del vostro Mac e con qualsiasi problema basterà ripristinarlo e fare ripristina da backup e non perderete niente. Comunque, diamo per scontato che voi abbiate già fatto il backup. Quindi possiamo avviare il nostro macOS Catalina Patcher. Doppio clic, quasi sicuramente vi dirà che non si potrà aprire perché è scaricato da internet. Se ve lo dirà dovete tornare nelle preferenze di sistema, perché dice verifico. Ah, io l'ho già aperto in passato, quindi probabilmente me lo farà aprire. Se non ve lo fa aprire andate su sicurezza e privacy e qua sotto, solo se ve lo chiederà, ci sarà scritto, ci sarà il pulsante apri comunque. Adesso vediamo. Io l'ho già aperto in passato, macOS Catalina, ecco, adesso vedete, a me me lo fa aprire. Se voi doveste dare qualche errore andate in sicurezza e privacy e qui ci sarà la spunta con scritto apri. Ecco qui l'installer, macOS Catalina Patcher, continuiamo. Qua vi dice chi è stato a crearlo, quindi fate continua. Allora, macOS Installer App. Se non avete Catalina... dovete fare download a copy e vi farà partire un download di 7 GB, perché poi vi servirà una chiavetta, adesso ci arriviamo. Vi farà partire il download di 7 GB, guardate, download a copy, cliccate su start download e scaricherete il sistema operativo. Io nel mio caso l'ho già fatto, l'ho messo qui in un hard disk esterno, eccolo qui, macOS Catalina Beta, beta perché adesso che siamo ad agosto ancora non è uscito per tutti, quindi c'è la versione beta. Poi, semplicemente, automaticamente, ogni volta ci sarà una nuova versione, ve la scaricherà, quindi uscirete dalla beta. Comunque faccio back, perché ce l'ho già, e quindi cerco la copia, faccio browse for a copy, mi sposto sul mio hard disk dove l'ho messa, e clicco open. Adesso mi chiede cosa voglio fare, installare su questa macchina, creare una USB che mi faccia partire l'installer, o creare una ISO. In questo caso... questo è un metodo nuovo, io lo sto facendo per la prima volta con voi, l'anno scorso non mi chiedeva queste cose, però io per sicurezza andrò a creare una USB, quindi avrete bisogno di una USB, vado a cliccare su Create Bootable Installer e adesso vado a inserire una periferica, insomma. Ma qui c'è una USB che ho appena inserito. Prima di fare qualsiasi altra cosa dobbiamo andare nel Launchpad e trovare comunque la voce, trovare questo programmino Utility Disco, perché dovremo andare a formattare la USB. Adesso caricherà tutti i dischi, in questo caso la mia non è questa ma è questa di K-Media, che era 32 giga. Clicco su inizializza, importantissimo ragazzi questo, inizializza, come nome possiamo mettere quello che volete, io andrò a mettere Catalina Beta, e qui sarà importante mettere il formato macOS stesso, Journaled e mappa partizione guida, e poi clicchiamo su inizializza. C'è stato un errore, può capitare, lo rifacciamo. Clicchiamo sulla nostra USB da 32 giga, inizializza, mettiamo Catalina, potete chiamarlo come volete. Ok ragazzi, come potete vedere stavolta il processo è andato a buon fine, possiamo chiudere Utility Disco che non ci servirà più. Adesso qui torno indietro, faccio Create a Bootable Installer ed ecco qui che ho trovato la mia USB Catalina Beta. Clicco su Start, qua dice che sarà cancellato tutto, clicco su Sì.
E adesso ci vorrà un po', che ecco, mi chiede la mia password del computer, del Mac. Adesso, ragazzi, impiegherà circa una ventina di minuti, e fra una ventina di minuti la nostra USB sarà pronta e al suo interno troveremo macOS Catalina. 2 hours later. Mi dà questo errore. Error restoring base system. Quindi non so, clicco ok, la chiavetta scompare, viene espulsa, quindi onestamente non so come sia andata a buon fine o no. Cambiamo USB, ho questa USB vecchia dove avevo Ag Sierra, e rifacciamo tutto da capo, andiamo su utility disco, cerchiamo la USB che dovrebbe essere questa da 16 giga, esatto, clicchiamo su inizializza, fatta. La chiavetta è pronta, la mia USB con Catalina è pronta e il mio Mac appunto è pronto per essere aggiornato a questo nuovo sistema operativo. Adesso logicamente, siccome devo riavviarlo più volte, non posso più registrare lo schermo, ma dobbiamo passare alla registrazione della fotocamera. Quindi ragazzi, se vi dovesse dare dei problemi come è successo con me con la chiavetta, basterà semplicemente cambiare USB, può darsi che alcune non vadano bene, però in questo caso è successo. Quindi adesso chiudo e cambiamo inquadratura. Ok ragazzi, ecco qui il cambio camera, scusate anche per il cambio qualità microfono, però non posso farci niente. Allora, qua c'è la USB dove abbiamo appena installato macOS Catalina, l'installer con la patch. Adesso dovremo riavviare il nostro Mac, mi raccomando, importantissimo, e adesso clicca il tasto Alt quando ci sarà il gong. Premiamo il tasto Alt. Ok, è cambiato qualcosa, comunque ecco qui, questa è la nostra USB che adesso si chiama EFI Boot, e noi clicchiamo invio e facciamo partire il nostro computer dalla USB. Sto facendo tutto in diretta con voi la prima volta, è la prima volta che aggiorno a Catalina questo Mac. Ok ragazzi, guardate, qui siamo in macOS Recovery e dobbiamo scegliere tra queste opzioni: ripristinare la backup? No. Reinstallare macOS? Sì. Utility Disco e macOS Post Install. Io andrò a cliccare su Utility Disco, sarebbe la cosa migliore, cliccare su Continua e formattare il vostro disco da zero, ovvero eliminare tutto quello che avete sul vostro Mac e fare un'installazione pulita da zero. Perderete tutti i vostri dati, ma se avete fatto, come ho fatto io, il backup su un hard disk esterno, potete tranquillamente recuperare tutto quanto. Quindi vado su Utility Disco, faccio Continua, vado su Macintosh SSD, inizializza. Qua è molto importante, devo cambiare il formato e mettere Apple File System, e qua potete rinominarlo come volete, io metterò Macintosh SSD. Pronto, adesso verrà cancellato tutto, fra 3, 2, 1, inizializza. Ok, adesso il mio Mac è completamente vuoto, dentro non c'è assolutamente niente. Macintosh SSD è pronto, adesso possiamo uscire da Utility Disco, andare su Installa macOS, continua, accetta, e adesso guardate, perfetto, mi fa installare su questo hard disk Macintosh SSD. Clicchiamo su installa e adesso aspettiamo che l'installazione, diciamo, termini. Qui importantissimo ragazzi, dovete stare, diciamo, incollati al computer, perché appena terminerà dovremo subito di nuovo ricliccare il tasto Alt, ma adesso aspettiamo, vi mostrerò tutto dopo. Come potete vedere, in linea teorica mancano 7 minuti, quindi l'installazione sarà abbastanza veloce. E qual è la cosa positiva? Una volta formattato il vostro disco con il suo nuovo Apple File System, non dovrete più eliminare tutto ogni volta che uscirà una nuova versione di Catalina. Potrete semplicemente aggiornare sul vecchio sistema operativo senza avere problemi. Guardate un attimo, appena finito l'installazione, quindi mi si è riavviato, ho dovuto cliccare al volo il tasto Alt. Adesso torniamo su EFI Boot, dovete stare, mi raccomando, attentissimi, perché se vi perdete questo è un po' un problema. Ok, siamo di nuovo qui nella schermata di recovery, adesso dobbiamo andare su macOS Post Install e cliccare su continua. Ci dà delle opzioni ottimali per il nostro MacBook Pro, che di solito lo rileva automaticamente, infatti il mio MacBook Pro 5,5, zoomiamo. Se non dovesse rilevare il modello esatto del vostro computer, dovete praticamente cliccare su change e metterlo. In questo caso li farà tutto da solo, quindi penso che clicco su apply. Queste sono tutte le cose che deve patchare, craccare. Qua mi dà che c'è un errore, male. Clicchiamo su force cache rebuild e clicchiamo su restart. Adesso, senza toccare nessun tasto, se tutto ha funzionato dovrebbe accendersi normalmente. Vediamo, il primo avvio logicamente come se fosse un computer nuovo da zero,
e quindi sarà sempre più lento, è normale, cioè il primo avvio deve essere lento. Invece no ragazzi, va tutto benissimo, qua c'è scritto ancora 10 minuti circa, esatto, ora vedete davvero bene, e quindi aspettiamo altri 10 minuti e vediamo cosa succede dopo. Vi ricordo che comunque se state vedendo questo video vuol dire che è andato tutto a buon fine. Ok ragazzi, ce l'abbiamo fatta e l'aggiornamento è finito, adesso dobbiamo semplicemente configurare il nostro Mac come nuovo, Italia, tastiera, dittatura continua, ci mettete wifi perché è come nuovo, ma adesso andremo a ripristinare il backup così non avremo perso niente ma avremo aggiornato il nostro Mac. Trasferisci i dati su questo Mac, andiamo a collegare l'hard disk nel quale avevamo effettuato il backup. Intanto qui la USB con l'installer si può rimuovere perché è già installato, e facciamo da Mac backup in time machine continua backup continua, ultimo backup 27 luglio, e adesso ragazzi non ci resta di aspettare tante di quelle ore, il nostro backup, ovvero tutto quello che avevamo prima, e ci vediamo quando avrà finito, e quando avrà finito saremo finalmente su macOS Catalina con tutti i nostri dati. È passato un po' di tempo, è mezzanotte e 20, ho qui il mio Mac come potete vedere, il mio MacBook Pro del 2009 con macOS Catalina, versione beta, il mio Mac è sempre quello, MacBook Pro 2009. E devo dire che funziona abbastanza bene, pensavo onestamente mi desse molti più problemi. Vi faccio vedere qualche novità molto velocemente. Vabbè, qui ci sono i miei programmi. E cos'è cambiato? Sono cambiate diverse cose, per esempio le preferenze di sistema, che adesso sono state ridisegnate, possiamo dire così. Qua c'è la sezione per l'ID Apple e qua troviamo una nuova funzione, il tempo di utilizzo da iOS 12 sui nostri dispositivi, anche adesso sul nostro Mac, dove potremo vedere l'utilizzo delle varie applicazioni sul nostro, del tempo delle varie applicazioni sul nostro Mac. Poi abbiamo iTunes che non esiste più, si divide in musica, podcast e TV. Musica sarà solo Apple Music con le varie canzoni. Trova, che è la nuova applicazione per trovare sia Trova Amici sia i nostri dispositivi. Vabbè, siccome è una beta c'è il feedback. E poi niente ragazzi, questo è il Mac perfettamente funzionante, come potete vedere è rimasto comunque veloce. Tante novità ma non ve le starò a elencare tutte perché questo video è già venuto abbastanza lungo. Questo era come installare macOS Catalina sui Mac non supportati. Bene ragazzi, questo video si può concludere qui. Come avete visto sono riuscito a installare macOS Catalina perfettamente sul mio vecchissimo MacBook Pro 2009 che si trova alle mie spalle. Funziona tutto alla perfezione, l'ho provato un po', quindi questo è un metodo sicuro, ma si sapeva già perché da anni che uso questo metodo per patchare gli aggiornamenti sul mio Mac. Comando, lasciate un bel pollice in su perché registrare ed editare questo video è stato veramente duro. Io l'ho fatto tutto in live, praticamente non l'avevo mai provato con questo nuovo aggiornamento e ho avuto diversi problemi della USB eccetera eccetera eccetera. Detto ciò, quindi pollice in su, commentate per qualsiasi dubbio, domande e difficoltà, proverò a rispondervi sperando che non abbiate problemi strani, proverò a rispondere a tutte le vostre domande. Iscrivetevi, attivate la campanellina, seguitemi sul mio profilo Instagram Federico Sgambelluri dove pubblico delle foto bellissime scattate da me in veste di fotografo. Detto ciò, da Federico Sgambelluri è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Bella regà.